Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo immersi nell'atmosfera natalizia, siamo nel periodo delle feste e io ho pensato oggi di fare un video un po' particolare perché volevo farvi vedere tutti i miei accessori e oggetti in generale che utilizzo in cucina nel periodo delle feste. Sono tutte cose ovviamente a tema natalizio e mi è venuto in mente questo video mentre le riordinavo, perché riordinandole mi sono accorta che ho molte più cose di quelle che credevo. E quindi, perché no, fare un video per restare 10 minuti in vostra compagnia mostrandovi la mia tavola di Natale, quindi tutte le cose che utilizzo in cucina nel periodo natalizio. Siccome si tratta di tavola e di cucina, direi di partire dalle tovaglie. Io ho un po' di tovaglie a tema natalizio, alcune sono decorative, quindi quelle tovaglie che non utilizzate per mangiare, ma soltanto da mettere magari su un tavolino per abbellire la casa, e altre sono invece proprio tovaglie che utilizzo quando pranzo, quando ceno. Direi di partire da questa, che è decorativa, senza dubbio, perché è molto delicata, tra l'altro. È una tovaglia rossa quadrata, io adesso non la apro perché comunque è grande, però è quadrata e ha queste campanelle dorate con questo motivo sul dorato e sul verde, e poi è molto bello il bordo perché il bordo è di voile trasparente. Voi magari non riuscite a vedere bene perché con le luci non si capisce tantissimo, però è comunque un bordo molto carino, molto delicato, che ha quest'altro motivo qua sulle punte, diciamo. È veramente una tovaglia molto bella, ce l'ho da tantissimi anni e la utilizzo a Natale perché ovviamente ha un tema molto molto natalizio. Un'altra tovaglia che ho comprato invece più di recente, ma che utilizzo per pranzo e per cena, quindi quando apparecchio la tavola, è questa. Anche questa è abbastanza grande, quindi non la apro tutta. Però ha proprio il tipico motivo e paesaggio natalizio, perché ci sono gli abeti, c'è l'alce, così con gli abeti, poi ci sono i cuoricini, ci sono dei colori comunque un po' natalizi, perché è rosso, poi con lo sfondo beige, c'è questa casetta natalizia classica, c'è il bordo che è bordeaux, quindi un rosso scuro. Ed è una tovaglia questa che mi piace avere sulla tavola quando pranzo o quando ceno. Una tovaglia invece che per me ha un grandissimo valore affettivo è questa. Questa era la tovaglia di mia nonna. È una tovaglia molto grande, quindi la lascio piegata perché è rettangolare. Lei la utilizzava quando eravamo proprio tutti a tavola, quindi tutta la famiglia aveva un tavolone lungo e utilizzava questa tovaglia. Questa è classica, è bianca, rossa, con le campanelle, con le palline dell'albero di Natale, tutti i fiocchetti. È una tovaglia comunque molto carina perché vedete anche qua al bordo è fatto tutto così con le stelle di Natale, quindi secondo me è una bella tovaglia. È molto antica perché mia nonna la utilizzava già quando io ero piccola, quindi pensate quanti anni ha questa tovaglia. Io ho 40 anni, quando ero piccola c'era già questa. Quindi è comunque una tovaglia molto antica che però io ho voluto conservare e ogni tanto utilizzo anche a casa perché appunto era di mia nonna, quindi c'è un valore affettivo non indifferente. È comunque una bella tovaglia perché è durata nel tempo, ha un bel tessuto abbastanza spesso, resistente, quindi è anche una bellissima tovaglia. E questa assolutamente non potevo non mostrarvela. Inoltre, non so se avete notato, ma per fare questo video natalizio mi sono messa la spilla con l'albero di Natale, gli orecchini con l'albero di Natale e l'angioletto, che non c'entra niente con la cucina, però siccome mi sto guardando nello schermo della telecamera, insomma, mi è venuto in mente anche di farvi notare che sono proprio a tema natalizio pure io. Passiamo adesso ai piatti. Io utilizzo sia piatti di carta sia piatti di ceramica. Ovviamente quelli di carta, essendo usa e getta, non sono uguali tutti gli anni, quindi vi faccio vedere quelli di quest'anno. Invece quelli di ceramica sono veramente carini, veramente particolari, quindi ci tenevo a farveli vedere. Partiamo da quelli di carta, che sono più semplici da prendere perché li ho posati sopra.
Uno è questo, è ancora sigillato perché l'ho comprato da poco e non l'ho utilizzato, che ha la casetta classica di pan di zenzero. Questo è un piatto molto carino, è un piatto da portata di carta, ha tutti gli omini di pan di zenzero, i biscotti, insomma un piatto così, un po' particolare, che ho pagato tra l'altro pochissimo, mi sembra di averlo pagato 50 centesimi, una cosa così. E quindi non potevo lasciarlo lì, mi piaceva molto. Poi altri piatti di carta che avete sicuramente visto, se avete visto il mio video degli acquisti natalizi, sono questi qua con le due palline dell'albero di Natale, bianchi, rossi, verdi, quindi natalizi e anche un po' italiani perché hanno i colori, della bandiera italiana. E poi questo che ha l'albero di Natale al centro con i pacchetti sotto e tutte le stelline. Uguale a questo ho preso anche i tovaglioli, questi qua, e i bicchieri di carta, questi qui. Io non li utilizzo tantissimo quando sono a casa i bicchieri di carta, ma li ho presi per fare atmosfera, giusto magari una serata così un po' particolare, per ricreare l'atmosfera e avere dei piatti, bicchieri che poi possiamo buttare via, può essere una cosa anche carina da fare ogni tanto. Poi, sempre parlando di bicchieri, ma questa volta di vetro, ho questi bicchieri qua. Ho il servizio da 6, ovviamente ve ne faccio vedere uno solo. Hanno il bordo azzurro con tutte le palline che ricordano la neve. E poi questo albero di Natale con la casetta a fianco. Poi dello stesso servizio di quei bicchieri ho anche i piatti con il bordo blu e le palline che ricordano la neve e il paesaggio, anche questo con l'albero di Natale e la casetta. Sono proprio uguali perché il servizio è lo stesso. Vi faccio vedere un solo piatto, però anche qui ne ho 6 piani, 6 fondi e 6 piccolini da dolce. Anche questi sono molto carini, secondo me. Poi vi faccio vedere il mio piatto preferito, che è questo. Questo è bellissimo, sono quei piatti da appendere perché veramente è molto molto decorativo. Ha il tipico paesaggio con i re magi, il cammello, la stella cometa, il cielo stellato. Questo davvero lo adoro, è proprio il mio preferito, mi piace tantissimo. Non mi ricordo neanche dove l'ho preso, sinceramente, ma è proprio quello che amo di più. Poi un piatto che era invece di mia mamma, ma lei ha deciso che non lo vuole più, lo voleva addirittura buttare via, quindi le ho detto no, assolutamente me lo prendo io, è questo. Questo è un piatto di vetro, quindi non so se riuscite a vedere bene, ma ha questi disegni che sono in rilievo, perché dietro se lo toccate comunque vi accorgete che è in rilievo e ha il Babbo Natale con le candele, le foglie natalizie, l'agrifoglio, insomma tutti questi motivi qua. Non so se riuscite a vederlo perché con i riflessi è un po' difficile, però è un piatto veramente molto molto carino. Poi un altro servizio di piatti che mi piace tantissimo è questo. Vi faccio vedere quello piccolino. Avete già visto quello grande nel video in cui ho fatto con voi l'albero di Natale, perché poi vi ho fatto vedere anche un po' la casa, quindi c'è stato l'home tour finale. Comunque ne ho anche uno piccolino con questo Babbo Natale nordico. Poi della stessa serie ho anche la tazza per fare colazione, quindi io al mattino faccio colazione con questa tazza che all'interno ha pure l'albero di Natale qua. Quindi è veramente molto carina, mi piace tantissimo. Poi ho il piatto grande che avete già visto in quel video che vi dicevo prima, adesso cerco di farvelo vedere senza rompere tutto. Ecco, questo è il piatto grande. E poi ho anche la spatolina per i dolci, questa qui, la classica spatolina per i dolci uguale al piatto. Quindi di questo servizio ho piatto grande, spatolina, piatto piccolo e tazza per la colazione. Anche questo mi piace veramente molto, molto particolare. Poi un altro piatto bellissimo da appendere è questo. Questo è un piatto dipinto a mano. C'è il paesaggio natalizio con questa casetta, questi abeti, c'è Babbo Natale, c'è l'albero di Natale qua. Questo è veramente bellissimo. È molto raffinato ed è dipinto a mano, fatto con la tecnica di ceramica. Mi sembra che sia una porcellana fatta con tecnica scandinava, se non sbaglio. È un piatto che aveva dipinto a mano un'amica di mia mamma, che è molto brava a fare questi lavori,
E quindi, insomma, quando aveva regalato questo piatto qui ai miei nonni, a me era piaciuto subito. I miei nonni lo hanno tenuto in casa per un sacco di tempo, poi quando sono venuti a mancare, io mi sono presa questo piatto perché mi piaceva tantissimo. E quindi, insomma, lo conservo io. È veramente bello. Poi un altro piatto bellissimo che mi piace, questo qui per il torrone. Questo ha le stelline gialle, il Babbo Natale, sono in rilievo, i motivi sono in rilievo, quindi è un po' particolare, lavorato molto bene. Mi avvicino, ma se lo avvicino forse le stelline vi sembreranno bianche, in realtà sono gialle, credo che lo vediate meglio da lontano. È un piatto da torrone perché sono quelli lunghi e mi piace moltissimo sulla tavola con il torrone sopra. Adesso voglio farvi vedere dei tegami. In particolare sono quasi tutti in silicone, tranne uno che invece è di carta ed è usa e getta. Questo qui ha la forma dell'albero di Natale, sono quelli che voi comprate in quei negozi dove vendono cose di carta. Dietro è fatto così, è abbastanza resistente e io lo utilizzo perché a Natale mi piace comunque fare la torta a forma di albero. Adesso vi faccio vedere i miei tegami in silicone e poi passiamo ai stampini per i biscotti. Il primo è questo qui, sempre a forma di albero di Natale. È molto piccolo, infatti lo utilizzo magari quando voglio fare un budino piccolino. Soprattutto può essere comodo se fate una torta grande, magari avanza un pochino di impasto, lo potete mettere qua e farne una più piccolina. Poi, sempre con gli alberi di Natale, ho questo. Questo ha 9 alberelli, è fatto così, vedete? Andate ad inserire l'impasto qua dentro. E poi vi ritrovate gli alberelli, potete fare dei plum cake, dei budini, insomma quello che volete, ma è un po' particolare, è abbastanza carino. Poi ho quello classico con le stelle, sono stelle di varie forme, eccolo qua. Questo è molto più classico, però ha comunque le stelle di vari formati, perché non sono tutte uguali. Poi ho lo stampo per i cioccolatini, ci sono varie forme. La campanella, Babbo Natale, la candela, l'albero, insomma, questo è molto piatto perché è proprio fatto per i cioccolatini, quindi voi andate a fondere il cioccolato, poi lo mettete qua, lo fate raffreddare e avete poi i cioccolatini con queste forme. È molto carino anche questo e fa sicuramente Natale. Poi, per concludere questo video, che probabilmente sta già venendo lunghissimo, vi faccio vedere gli stampini per i biscotti. Io partirei da questo, che è il classico stampo della casetta. Questo dovete sapere che per me è un amore odio. Perché? Perché io ho provato tantissime volte a fare la casetta di cioccolato, quindi a decorarla, ad assemblarla, e puntualmente mi precipita. Quindi è un po' deprimente se andiamo a vedere, però insomma comunque carina la forma qua della casetta. Poi ci sono ovviamente tutti i pezzi per andare a formare la casa, il comignolo, la parte quadrata che è quella che sta di lato. E poi all'interno c'era il formino così, con l'omino di pan di zenzero e c'era quello con la slitta di Babbo Natale. Eccola qua. Quindi questi potete, diciamo, utilizzarli e poi decorare i biscotti. Poi, parlando sempre di stampini per i biscotti, ho la classica stella di Natale, questa non può assolutamente mancare. E poi ho degli stampini che erano di mia nonna. Ho questo qua, che è il classico alberello di Natale. Vedete come sono antichi questi stampini, sono un po' particolari. Poi ho il cavalluccio a dondolo, eccolo qua, questo lei lo utilizzava tantissimo. Poi ho l'angioletto, vi faccio vedere, ecco qua l'angioletto, e poi ho l'usignolo. L'usignolo lei lo usava anche a Pasqua, a dire la verità, però anche a Natale, perché io sull'albero di Natale metto sempre il pettirosso, l'usignolo, insomma l'uccellino così. Eccolo qua, e questo qui. Poi, come ultima cosa, vi faccio vedere lo stampino per fare la scarpetta di cioccolato il giorno dell'Epifania. Vi faccio vedere la scatola, così vedete anche la scarpetta di cioccolato. E questo è lo stampino. Si divide a metà, quindi voi andate ad inserire il cioccolato all'interno, dello stampo e poi si va a chiudere in questo modo, in modo da, restare così con la scarpetta. E poi potete andarla a decorare, ovviamente. Questa è una cosa un po' originale, carina, che avevo trovato, mi sembra, su Amazon,
Quindi se riesco a trovare il link, magari ve lo lascio giù in info box, così se magari a qualcuno interessa potete andare a vedere prezzi, formati e cose varie. Queste sono tutte le cose che io utilizzo in cucina nel periodo natalizio, quindi un po' per abbellire la casa e la tavola e un po' invece proprio per andare a realizzare delle cose particolari come i plum cake ad albero di Natale oppure i classici biscottini. Fatemi sapere nei commenti se anche voi utilizzate a Natale tutte queste cose a tema oppure se preferite le cose classiche anche nel periodo natalizio. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.